Vogliamo ricordare con questo messaggio il nostro amato Chicco Ravaglia. Lo sguardo gioioso, l'espressione felice quando aveva un pallone tra le mani e l'energia che riusciva a regalare a tutti. Sono passati 20 anni, ma il suo sorriso è ancora con noi, il sorriso di Chicco Ravaglia. Thank you.
stagione. Devo dire che sono stati fantastici tutti. Giocatori, pubblico, tutta Bologna. È un trionfo suo personale, onestamente. No, no. Beh, però no. È Palafiera, la squadra. Sì, Palafiera. Il presidente della Fiera Calzolari, insomma tutto il comune che ci ha fatto fare questo e faremo il palazzetto nuovo. Quindi. La cosa che più le è piaciuta di questa serata, al di là del risultato? Beh, l'entusiasmo collettivo, che veramente Bologna è la città del basket. Se ne è accorto stasera perché ha raccolto davvero migliaia di appassionati. No, vedi che quando fai qualche cosa il pubblico lo capisce e hai un ritorno. Ci sono delle città che lei fa delle cose e la gente continua a fregarsene. L'emozione, così. L'emozione nel vincere il derby con così tanti punti di scarto. Non ho capito. L'emozione di vincere il derby con così tanti punti di scarto. No, questo no, io no. A me bastava vincere. Però una dimostrazione di forza così si può puntare davvero in alto in questo campionato. Si vede, no, i giocatori ci tenevano molto. Giocatori ci tenevano molto, quindi hanno fatto una partita particolare. Grazie. Grazie a tutti. Anche Wims ha fatto molto bene. Grandissimo, più bella partita dell'anno che ha fatto. Poi Paiola. Ultima domanda, quanto è cresciuto Paiola giocando con Markovic e Teodosic di fianco, alla fine è migliorato? Teodosic fa migliorare tutta la squadra, sono cresciuti tutti. Partendo dall'inizio con Teodosic hai visto la squadra lievitare. Con Luca Baraldi in diretta su Radio Bologna Monte Sant'Erno, una Virtus che vince dominando il derby. Sì, credo che questa sera la partita sia stata a senso unico e ci stiamo godendo questa vittoria che ci meritiamo. È il coronamento di un primo parte di percorso e ci tenevamo a questa partita perché sappiamo e sapevamo quanto era importante per tutti noi e soprattutto per la nostra tifoseria. Quindi è un bel regalo di Natale a loro. Oggi benissimo veramente tutti i giocatori. Sì, non saprei chi dire chi è stato più bravo dell'altro. Bravi tutti, ma vorrei fare un bravo soprattutto a Giorgevic, perché se questa squadra ha giocato in questo modo il merito è anche tanto suo. E poi due parole anche per il pubblico che vi ha dato una grossa mano anche oggi. Il pubblico non lo scopriamo oggi. È stato veramente una spinta, già un'ora prima della partita saltavano sugli spalti e quindi hanno caricato la squadra sin dagli spogliatoi. Meritavano questa prestazione perché credo che Bologna, sponda Virtus, abbia bisogno di non vivere più di soli ricordi ma di vivere anche di speranze per il proprio futuro. Come ultima domanda, l'emozione di questo derby? Beh, il mio primo derby ne ha uno, quindi ero molto emozionato, nascondevo la tensione ma sapevo quanto è difficile interpretare una partita nel derby, avendone fatti nel calcio tanti. Era una partita difficile, credetemi, adesso sembra che sia stato tutto in discesa. In realtà c'è stata la voglia da parte di tutti e io voglio citare un uomo importante per noi, che qua è l'uomo invisibile, che è Paolo Ronci, che è una persona che dà grande supporto alla squadra e all'allenatore. Senza di lui forse oggi non avremmo vinto di 32. E Alberto Bucci anche. Alberto Bucci è sempre con noi, è sempre nella nostra mente, nella nostra memoria e nel nostro cuore. In questa vittoria c'è anche una parte sua. Siamo in diretta dalla Virtus Cefredo Arena, una Virtus che vince un derby, che non è mai una partita come le altre. 94-62 è finito. Siamo in compagnia anche di Alberto Bortolotti. Buonasera Francesco. Allora innanzitutto faccio i complimenti alla Virtus e a coach Giorgevic per come la sua squadra ha interpretato la partita ed è scontato dire che ha vinto meritatamente. Credo soprattutto grazie a un'intensità che noi purtroppo oggi non siamo riusciti neanche lontanamente a pareggiare. Auguri a tutti, buon Natale soprattutto. Che dire dopo una serata così? Una partita giocata dal primo all'ultimo minuto con una intensità difensiva e concentrazione difensiva soprattutto molto buona. Siamo stati bravi ad aggredirli
e continuare con, e abbiamo continuato non solo all'inizio, abbiamo continuato con molto concentrati sulla fase difensiva, facendoli lavorare per ogni tiro. Play hard, compete for my team, for my club, and I'm happy I was able to do that. It was amazing. Abbiamo sempre giocato duro, dall'inizio alla fine. Oggi c'è stata un'atmosfera incredibile, grazie al supporto del pubblico che ci ha caricato tantissimo. È il primo Natale senza mio padre. Lui aveva molta importanza. È stato un anno durissimo. Stasera però era in campo con me e mi ha guidato in questa partita. Dedico la vittoria alla mia famiglia, che mi sta guardando dagli Stati Uniti. Sono troppo felice per la squadra e per i tifosi. But he's the one that put the basketball in my hands. So if there's anybody to dedicate it to, it's him. Because I know he was watching, and without him, none of this is possible. But overall, I'm happy for our club, for our fans, and for this win.